Ciao a tutti e bentrovati. Dopo ben 27 video nel quale ho letto una sorta di copione, eccomi tornato ad esprimere un libero pensiero senza un testo da leggere. Confesso apertamente che in molti casi durante la lettura di queste interviste ho avuto la forte, fortissima tentazione di interrompere per dare il mio libero pensiero, ma a lavoro finito sono contento di non aver ceduto a questa tentazione e aver continuato nella lettura. Per tutti coloro che hanno seguito tutta questa serie di video che raccontavano quella che ho dovuto necessariamente descrivere come una storia e che hanno avuto la percezione che non fosse solo una storia di fantascienza, voglio anticipare un paio di cose. Di sicuro il discorso non finisce qui. Anzi, a dire il vero, credo proprio che tutte queste 5 interviste siano quello che possiamo definire un punto di partenza rispetto alla storia in sé, perché ci sono tantissime cose di cui discutere. Credo proprio che questo sia il preambolo di un qualcosa che a mio avviso darà forma agli eventi presenti e futuri. E questa affermazione la potranno capire meglio coloro che da tempo seguono i post di Q e il piano in generale. Devo confessare che mi piace da morire pensare di essere stato scelto per fare questo lavoro. Ovviamente, e in particolare per i profani, presumo sia suggestione psicologica e smania di protagonismo, ma se scegliessimo di partire dal presupposto che le coincidenze non esistono... In ogni caso erano molti, molti mesi che desideravo farlo e un giorno è partito l'embolo creativo ed eccoci qua. Magari per qualcuno potrà essere cosa da poco, o potrebbe considerare tutto questo materiale e quello che ne verrà come poca cosa, ma posso garantire che ho passato tante ore davanti al computer, e ne passo tuttora parecchie perché, come ho già avuto modo di dire, questo è solo il principio. Ma sono davvero convinto che questa storia vada divulgata il più possibile, e che poi ognuno di noi è giusto che la interpreti e la viva come meglio crede. Farò il possibile anche per realizzare quelle che mi piace definire video interviste con coloro che hanno fatto da precursori per quanto riguarda questa che continueremo a chiamare storia, nella speranza che vogliano e possano dedicare qualche minuto alle molteplici domande che tutti noi abbiamo. Fa davvero riflettere il come un qualcuno alla fine del 1997 potesse descrivere così dettagliatamente fatti che sarebbero successi dopo più di 20 anni. Anche se ci sarà sempre chi dirà che potevano essere facili da prevedere, seguendo l'andamento della politica e dell'economia mondiale. Ma poi, perché aspettare 16 anni per pubblicare la 5ª intervista? Questa è una domanda che mi tormenta. Vabbè, facciamo una cosa. Questo discorso rimandiamolo magari nello spazio riservato alla community, dove abbiamo la possibilità di interagire e scambiarci opinioni. Anche perché attraverso questi video ho avuto il privilegio di aver coinvolto persone che a questo proposito, e non solo, ne sanno molto 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 più di me. E mi piacerebbe sentire più campane. E poi l'obiettivo è creare unità, anziché separazione, per citare il dottor Anderson. Intanto, il prossimo lavoro che ho deciso di realizzare sarà appunto quello di creare una serie di video, 24 per l'esattezza, e questo numero per chi ha seguito tutte le interviste risuonerà molto familiare, dove proverò ad esporre le poesie e la musica estrapolate dal disco ottico ritrovato nel sito Centarlo, naturalmente compreso di dipinto. Voglio anticipare che le traduzioni in italiano che le ho dovute affidare al traduttore di Google. Quindi in certi punti le parole assumono significati apparentemente assurdi o totalmente inattinenti. Ma ho considerato il fatto che si tratta di poesia, quindi non ci ho messo assolutamente le mani. Personalmente ho già provato ad ascoltare la musica fissando la foto del dipinto, e credimi, sinceramente sarà stata suggestione psicologica, ma fa un certo effetto e regala una sensazione non semplice da descrivere, anche se francamente, come per ogni cosa, credo che sia totalmente soggettivo. A questo proposito, e a scanso di future limitazioni o censure da parte di YouTube, ti invito caldamente ad unirti al mio canale Telegram. Trovi il link nella descrizione di questo video, oppure cliccando su questo pulsante sulla home del canale, quindi sulla home del mio canale,
sulla copertina, sull'immagine di copertina, in basso a destra troverai il tasto per unirti al canale Telegram. Ovviamente devi aver scaricato sul tuo telefono o sul computer l'app di Telegram. Anche questo caldamente suggerito per tutta una serie di motivi che analizzeremo insieme in un prossimo video. Questo suggerimento semplicemente perché nell'ipotesi di un'ulteriore limitazione riguardo a questi prossimi video su questo canale, e ovviamente nel caso ti interessi questa serie di video e di contenuti, avrai la possibilità di goderteli ugualmente. Come dico praticamente in ogni video, la verità in tasca non la possiede nessuno, tantomeno io. Quindi, nonostante mi trovi a credere fermamente che questa appena narrata non sia semplicemente una storia fantastica frutto della fantasia di qualche lungimirante imprenditore, cercherò di mantenere un profilo basso e una sorta di distacco, giusto per non destabilizzare totalmente i lobotomizzati da televisione che aspettano trepitanti il servizio del TG5 per sapere il numero dei nuovi contagiati. Ah, chiedo venia, stavo dimenticando. Vorrei scusarmi per gli innumerevoli errori di pronuncia durante le 5 interviste. Ho cercato di fare del mio meglio per condividere questo contenuto, il lavoro è stato davvero tanto. Ho cercato di farlo sempre al meglio, ma non essendo un doppiatore di professione, era messo in preventivo. In ogni caso, non è tanto la forma che fa la differenza, ma il contenuto, e quello non credo sia stato carente. Mi permetto di invitarti all'azione, cercando e creando delle condivisioni il più possibile. Questi contenuti vanno condivisi il più possibile. Coinvolgi le persone più vicine a te, suggerisci di ascoltare questi video, e uso volutamente il termine ascoltare invece che sentire, affinché il messaggio del dottor Anderson, che sappiamo bene essere un nome fittizio, raggiunga più persone possibili. Eh sì, perché anche se questa fosse solo una storia di fantasia, al di là del fatto che non si spiegherebbe perché questi personaggi siano rimasti nell'ombra e questo materiale si possa trovare online alla mercé di chiunque anziché doverlo pagare in una libreria, il messaggio che lascia è di una tale profondità e spessore da lasciare sbigottiti. Siamo in grado di cambiare il mondo con semplici gesti, o meglio, con semplici atteggiamenti comportamentali, derivanti dalla consapevolezza. E questa consapevolezza non ci verrà regalata o mostrata da qualche personaggio in calzamaglia, tanto per fare un po' lo spiritoso, ma la si può acquisire semplicemente osservando tutto ciò che ci circonda nel mondo in cui stiamo vivendo. Voglio ringraziarti davvero per avermi seguito in questa avventura, in questa storia, e ringraziarti ulteriormente se deciderai comunque di seguire tutto quello che sarà il percorso che andremo ad intraprendere insieme. Parlo di percorso perché, secondo il mio personalissimo punto di vista, tutti i video che abbiamo già visto in questo frangente, ma quelli che verranno, saranno sicuramente un qualcosa che arricchirà notevolmente quello che è la nostra consapevolezza e il nostro spirito. Pace e amore.